Buonasera, buonasera a tutti. Eccomi, eccomi. Mi sto abituando a dei grandi video lunghi, discussi. Certamente, magari qualcuno vorrebbe un qualcosa di più speditivo, ma tanto, a parte che le previsioni giorno per giorno ormai sono abbastanza noiose, per adesso non c'è nulla, ma poi è molto interessante discutere dei grandi temi, anche perché fortunatamente, almeno per questo settore, cioè del blog Meteoscienza, che comunque è una parte rilevante della mia esistenza, ma è una parte amatoriale, comunque adesso non ha grandi scopi di lucro, per quanto molti la pensino diversamente, facciano battute in continuazione. Non è così, io ho un altro lavoro che mi tiene occupata tutta la giornata, mi tiene occupato e da cui proviene la maggior parte delle mie entrate, quindi pensate. Però quello che voglio dire è che proprio perché è sebbene molto importante, abbiamo qualcosa in più, vi posso permettere anche di parlare di grandi temi, di fare previsioni a lungo termine, di discutere e comunque delle cose che mi piacciono di più perché non devo rendere conto a nessuno. Mi piace ogni tanto farvi queste premesse e qua si cambia, ma che cosa sta succedendo? Quindi parliamo un po' del motivo comunque per il quale abbiamo questo tipo di tempo e oggi ho visto, ho postato anche una immagine che ora vi farò vedere della situazione di questo pomeriggio delle temperature nel comparto russo-siberiano, che in realtà è in piena salute, cioè, però l'ho postato ovviamente perché non dovrebbe far freddo, è normale. Sì, certo che è normale, ma appunto lì è normalità in questo mese, vuol dire meno 50, meno 40, meno 55 in alcune località, ma è un'area molto estesa e lì l'inverno è stato molto crudo in questa stagione esiste e pertanto comunque il nostro settore che al momento è un vero hotspot. Poi c'è il contesto a scala globale che vede un deciso aumento delle temperature, deciso rispetto a quelle che sono le scale appunto globali, quindi il 2023 è stato l'anno più caldo da quando inizia la registrazione e ha superato anche un'aliquota non indifferente, se non sbaglio di 0,23 gradi, insomma qualcosa di notevole per se si parla di temperature medie a scala globale. Questo è quanto, ma siccome poi quando vedo delle carte, postano delle carte, no? Perché insomma va di moda postare le carte più rosso fuoco possibile per dire ah, ma dove stiamo andando? Soprattutto i ragazzi, è fantastica questa cosa. Una volta hanno postato, ne ho vista una dove che diceva anche diciamo, persone che hanno anche altre pagine che comunque conoscono la meteorologia, è inverno inesistente nell'emisfero boreale. Beh, solo perché è colorato un pochino di nemmeno blandamente arancione non vuol dire, vuol dire che invece che a Verhonjansk in Siberia, in Yakutia, invece che esserci meno 60 c'erano meno 55, vabbè, ma la verità è un'altra, il problema è, e poi, e chiudo, anzi, tornando al discorso che facevamo ieri, sapete quando si innescano le glaciazioni? Oh, bella domanda, no? Diciamo, e vi apro questa parentesi perché mi piace adesso in questo momento, poi parleremo del tempo, perché tanto non è immediata la cosa. Innanzitutto noi siamo in un periodo interglaciale, questo l'ho detto già l'altro giorno, non so se l'ho riportato anche nei video. L'unica certezza che abbiamo nei vari, diciamo, nel global warming a scala decennale è che invece nella scala temporale delle decine di migliaia di anni si tornerà a un'altra glaciazione. Questo perché attualmente, diciamo da 5-6 milioni di anni, da quando poi è arrivata, diciamo da quando la deriva dei continenti ha condotto le masse appunto continentali, la tettonica a placche nella sua dinamica, ha condotto le masse continentali a raggrupparsi abbastanza, in maniera abbastanza accorpata, quindi attorno alle latitudini polari, la Groenlandia, la Siberia, ma anche il Canada arrivano alla latitudine intorno all'80° parallelo, quindi a creare una superficie che si raffredda tantissimo e che può soprattutto contenere serbatoi di ghiacciai, insomma, in inverno, e poi c'è l'Antartide che è giunta appunto attorno addirittura sopra il Polo Sud. Da quando si è creata questa situazione,
quindi qualche milione di anni sono già passati, e la Terra ha iniziato a subire periodi glaciali e ne avremo ancora per tanto, perché ormai questa situazione rimarrà per altri 5-10 milioni di anni, perché comunque prima che possa cambiare e tornare non proprio come era nella Pangea, quando al tempo dei dinosauri, la famosa battuta che c'erano 1.000 parti per milione di anidride carbonica, che è vera, questo perché la temperatura era molto più calda, in quanto le terre emerse erano raggruppate preferenzialmente attorno alle latitudini equatoriali, lo dimostrano tutte le successioni carbonatiche che sono sviluppate in quel periodo, e di conseguenza non esistevano le calotte glaciali, quindi il clima della Terra è molto più caldo adesso. Quindi ora siamo destinati a tornare in un'era glaciale. E quando si innescano queste, le ere glaciali? Si innescano quando dai cicli di Milankovitch, dalla posizione dell'asse terrestre rispetto al Sole, dalla distanza che c'è rispetto al Sole, dalla precessione degli equinozi, insomma, sono questi tre fattori principali astronomici, si ha la situazione in cui nel nostro emisfero le estati sono più fresche possibile e gli inverni di conseguenza sono più caldi della media, perché una delle due, c'è la situazione che favorisce il mantenimento del fresco in estate, perché in inverno comunque alle latitudini settentrionali la neve la fa, anzi se è un po' più caldo la fa ancora di più, ma è importante che d'estate venga conservato questo fresco, vengano mantenuti i ghiacciai, da lì nasce la glaciazione. Poi questo, ci sono feedback positivi, cioè si autoalimenta la cosa e fa sempre più freddo e si torna in un periodo glaciale. E i periodi interglaciali sono molto brevi rispetto alle fasi glaciali. Una fase glaciale magari può durare 70-80 mila anni, i periodi interglaciali 20, 30, 2040. Quindi questo è l'assetto predominante del nostro pianeta da milioni di anni. Poi è ora intervenuto l'uomo negli ultimi 100 anni, su una scala di milioni di anni. Quindi vediamo ancora che cosa succederà. Lo so che voglio, se non, dice, fa il negazionista. No, voglio dire, vedete quante non ne sappiamo, e poi soprattutto abbiamo visto anche l'esempio di ieri di come questo riscaldamento, secondo quest'ultimo articolo, possa addirittura condurre al blocco della corrente nel Golfo, che non sembra più un'ipotesi così lontana, vabbè, ancora, però. E quindi poi a tornare a un raffreddamento anche dopo, a causa del global warming. Quindi questa è la realtà dei fatti, nel senso, dal punto di vista scientifico. È chiaro che invece adesso, veniamo invece ancora, cambiamo scale, veniamo al piccolissimo. Il piccolissimo e il breve ci indica che però il Mediterraneo centrale, nell'attuale contesto di riscaldamento, temporaneo o meno, non lo sappiamo, di questi ultimi decenni, sta subendo negli ultimi 10 anni una trasformazione a causa della, ed eccola qui, adesso mi posso spostare, della presenza, diciamo, molto persistente, molto forte. Oggi ho provato a vedere a scala globale, cioè non l'emisferica, com'era la distribuzione della pressione a 500 ettopascali. L'anomalia maggiore in termini di plume, diciamo, di anticiclone che punta verso nord, è proprio a ovest dell'Italia, cioè tra Marocco e Spagna c'è questo plume. Qui però già si sposta verso ovest, più un po' più in qua, sale sempre, poi ruota in senso orario verso est e ci interessa nella sua porzione più orientale, facendo perno sempre sulla Spagna. È la caratteristica di questi ultimi anni, non solo estate e inverno. Abbiamo visto che può dipendere dalla forza dei cicloni in Atlantico, perché l'Atlantico è più caldo della norma, non solo per il global warming, ma anche e soprattutto per il ciclo dell'Atlantic Multi-Decadal Oscillation, cioè dell'AMO. È un ciclo di 30-40 anni che si è invertito, diciamo, poco prima degli anni 90, diciamo, e quindi poi adesso sono una trentina d'anni che siamo nel ciclo caldo, quindi l'Atlantico è più caldo. Quindi poi, e in più col global warming, probabilmente, insomma, c'è un periodo che ha questo tipo di assetto. Questo assetto però, e non vuol dire che quindi sia peggio per tutti sempre, no, perché per chi ama la neve o le precipitazioni, in Turchia, come vi dicevo, sta facendo
più a est, cioè il Capo d'Onda sta facendo neve e pioggia in quantità. Quest'anno, per esempio, sta piovendo tantissimo su parte della penisola araba. Io sto postando moltissimo su Instagram il video, per non parlare poi tra Giappone, Russia orientale, eccetera. Quindi ci sono dei cambiamenti climatici, in questo senso sì che ci sono, e però stanno sfavorendo noi. E che cosa succede? Vedete che belli agganci. Cosa succede adesso? Cosa succederà? Ebbene, il modello americano è molto propenso in questi giorni a mostrare un deciso cambio di tendenza. Eccolo qua. Perturbato, vedete qua? Eccolo qua. Adesso mi sposto perché meglio far vedere. Ecco qua. Vedete come cambia il tempo adesso? Questa qui è prevista per il 24, 23, insomma. Il modello europeo però non è proprio così favorevole, anzi, continua a mostrare, cosa che mi preoccupa alquanto, l'ingerenza di questo famoso anticiclone, diciamo spagnolo, ma che poi diventerà azzoriano, proprio, e comunque spancia e ci manda via le perturbazioni, come vi farò vedere. Però aspetto interessante è che se andiamo a vedere i cluster delle ENTS, cioè l'ensemble, soprattutto quelle nel lungo termine, mostrano con una molta costanza invece l'arrivo di una profonda saccatura. Quindi può darsi che qualcosa può cambiare, almeno non dico nell'arrivo del gelo, ma comunque delle precipitazioni della neve in montagna, su Alpi Appennini questa volta, perché sarebbe più direttamente da nord, e guardate che razza di split del vortice polare, insomma, proprio ci arriva in questa zona e accompagnato tutto da una stratosfera molto instabile, che comunque non c'è una dinamica di split, di major warming di tipo split, ma comunque c'è una notevole dinamica che potrebbe lasciar fare anche giù alla troposfera e avere quello che in teoria quest'anno doveva esserci sempre, viste le premesse, ma che non c'è stato finora. E allora, rapidamente, perché vi ho fatto questa già una lunga chiacchierata, però adesso voglio farvi vedere delle belle cose, molto rapido. Guardate che bella perturbazione, ma in realtà, per così dire, proprio perché la spinta dell'anticiclone d'ovest sarà notevole, andrà in frontolisi, o meglio, si dividerà, questa parte sta slittando verso nord, questa affonderà qua. Anzi, la vediamo pure. Un'altra che la segue affonderà qui e da noi il tempo resterà buono o tutto al più velato come adesso. E allora vediamo che succede. Eccola qua, vedete? C'è questo affondo, guardate, un po' di fastidio lo può dare, ma no, si ferma quasi appena arrivo. Appena vedo l'Italia, le perturbazioni si fermano, aumenta fortemente la pressione sull'Italia e vedete, eccolo qua, il nostro bellissimo anticiclone, sempre là che punta verso la Spagna invece che salire. E sull'Italia un po' di clima incerto, ma poi che succede? Eccolo qua. L'anticiclone si rafforza più a ovest e allora può esserci un primo affondo perturbato. Guardatelo, eccolo. L'abbiamo visto intorno al 24, eccolo che arriva. Affonda, arriva, c'è un maltempo, ma non finisce qua perché questa è l'emissione del modello americano, vede poi che viene rialimentato il tutto con una bassa pressione che costantemente, diciamo, vede il Mediterraneo, ecco. E allora non è male, non è male, c'è la maggiore dinamicità, potrebbe arrivare anche il freddo, vediamo, è tardivo, ma vediamo se poi da nord sarà alimentata d'aria anche più fredda di tipo Artico continentale. E prima di chiudere voglio farvi vedere questo in realtà, eccolo qua. Vedete questo è il lungo termine del modello europeo che non si vede nella revisione ufficiale, ma che si può vedere dalle ENTS, dall'ensemble, giustamente perché è un'analisi probabilistica. Quindi il modello europeo, che è un po' più rigido nel fornire dati, ci mostra quella che giustamente è un'analisi probabilistica e quindi più adatta alla visione del lungo termine, perché nel breve si può andare col determinismo, ma nel lungo termine il probabilismo è quello che ci dice cosa accade, cioè valutare tutta una serie di emissioni, ecco, parallele e vedere che cosa dicono sulla base di quante hanno un certo andamento e quante poi viceversa ce l'hanno un altro. E vedete che tutte, guardate questa, la più probabile dall'alto verso il basso, dalla più probabile verso la meno, vedete che c'è la saccatura in tutte. Eccola qua, guardate questa, pure è molto bella. Tutte vedono due anticicloni ai lati e in mezzo
un bel affondo di pressione aria, alcuni lo vedono anche bello pesante. È incredibile questa costante. Giusto questo lo chiudo un po', ma quelli meno probabili in assoluto, tutti gli altri vedono. Insomma, è quasi meglio dell'americano a vedere l'ensemble del modello europeo. Quindi, a occhio che la stagione si fa dinamica, certo, siamo alla fine dell'inverno, non pensate adesso appunto al gelo e ai ghiaccioli che dalle fontane che a Roma, adesso vedremo cosa riuscirà ad arrivare, ma può arrivare parecchio e potrebbe anche durare poi, viste le primavere scorse. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, mi auguro che vi sia piaciuto anche tutto quello che siamo detti prima e iscrivetevi al canale YouTube. Perché non farlo? Non costa niente. Potete disiscrivervi quando volete e ci facciamo delle belle chiacchierate. Se volete abbonarmi, ancora meglio le chiacchierate con gli abbonati che oggi abbiamo discusso insieme a loro le anteprime delle magliette e sto facendo analizzare a loro e scegliere quelle che piacciono di più, che possono essere le migliori. Insomma, sono privilegiati questi abbonati e saranno privilegiate anche poi nell'acquisto, ovviamente. Quindi, cioè, tutta una serie di cose che mi piace fare perché in cui credo, perché Meteoscienza è che è il mio sogno che, da bambino. Quindi chi vuole continuare a seguire, insomma, sa che lo faccio perché mi piace. Vi ho già detto che ho un altro lavoro, quindi non è che mi arricchisco con questo. Quindi state tranquilli, ci sono diciamo, i leoni da tastiera che di battute ne fanno tanti. Peccato che poi la realtà sia ben altra e vi ringrazio tanto del seguito e state tranquilli che qui facciamo sempre le cose fatte per bene, pulite senza nessun tipo di ombra. Ciao ciao!